Pace e bene a tutti, figli, figlie, devoti di Padre Pio sparsi in tutto il mondo e fedelissimi telespettatori di questa preziosa emittente di Padre Pio TV che porta la voce di Padre Pio ma anche del santuario in tutte le parti del mondo, soprattutto anche attraverso i vari social network come per esempio internet, Twitter, Facebook, amici di Padre Pio, che alcuni creano anche dei siti personalizzati, sono veramente tanti che ci seguono. Ben trovati a tutti quanti voi a questa nuova puntata di Caro Padre Pio, che vi vede come sempre protagonisti assoluti con queste meravigliose lettere che scrivete, intense, intense, scritte con tanto amore, con tanta semplicità, e facendo capire anche la fede profonda che avete, perché siete sicuri che scrivendo, io leggendo e consegnando a Padre Pio voi ricevete la grazia. Però mi raccomando, vi voglio far capire che anche se avete la sensazione di non essere esauditi, Dio ci esaudisce sempre, non fosse altro che nel darci la sua consolazione. Voi sapete bene poi che io tutte queste lettere al termine le consegno come fosse un postino a Padre Pio, faccio una breve preghiera e dopo le lettere non vanno distrutte, perché io le consegno alle carissime suore di clausura, alle clarisse che abbiamo qui sul Monte Castellana, che continuo a pregare all'infinito per questa intenzione durante le ore di adorazione. Ma oggi vi voglio fare una sorpresa, oggi vi voglio dire che c'è qui proprio in mezzo a noi, qui nei banchi, una suora di clausura benedettina che è venuta, le suore di clausura non potrebbero uscire, ma per casi eccezionali sì, le è venuta perché c'è il papà ammalato, è venuto per assistere un pochettino il suo papà, e quindi oggi noi presentiamo anche l'intenzione di questa cara suora, che intanto prega pure lei per le vostre intenzioni. Io comincio subito però con leggervi la solita frase che invita a non temere, presa oggi dal libro di Giobbe: da 6 tribolazioni ti libererà e alla 7ª il male non ti toccherà. Mi sembra quasi che rispecchi un po' la settimana santa che stiamo vivendo. Oggi è Venerdì Santo, pensate, Gesù prende su di sé tutte le nostre croci e le porta sulla croce del Calvario, muore per noi. Ricordate che oggi non è giorno di tristezza, ma è giorno di silenzio, giorno di meditazione profonda, di riuscire a capire il grande amore di un Dio che si sacrifica per noi, che prende su di sé tutte le nostre sofferenze. Ecco, questa nostra rubrica, come ben sapete, va in onda alle 8:45 la mattina. Non sono sicuro se anche oggi, perché solitamente va in replica anche alle 2 del pomeriggio e poi la sera alle 10, ma essendoci anche varie celebrazioni, può darsi pure che precederà proprio l'ora in cui, ecco, Gesù morirà per noi. Ecco, se muore, muore per salvarci. Allora, non tristezza, ma, come devo dire, riconoscenza verso un Dio così grande e così buono verso di noi. Mi raccomando, silenzio, devozione, digiuno e astinenza, alle quali non sono tenuti bambini e anziani, ma anche gli anziani, se possono così spontaneamente rinunciare a qualcosa, lo possono anche fare, ma soprattutto digiuno da distrazioni, dalle televisioni che distraggono, ma non dalle televisioni religiose. Ma ho interrotto purtroppo anche questo, mi è venuto spontaneo subito di dire qualcosa, ho interrotto il brano di Giobbe che invitava, che diceva: alla 7ª il male non ti toccherà. Voglio sperare che sia anche per voi. Ecco, il 7º possiamo dire che è il giorno della risurrezione, ogni male scompare da voi. Della rovina e della fame riderai, non temerai le bestie selvatiche. Ecco, in questo caso noi potremmo dire bestie selvatiche, cioè tutti i problemi che ci attanagliano, spero che scompariranno. Qui poi, ecco, subito voglio far vedere un bellissimo collage di varie foto di una bellissima famiglia riunita insieme. Adesso qui ve la commento, ve l'ho prima mostrato, non so se la regia
ha fatto in tempo a inquadrare. E praticamente c'è un nonnino che si chiama Giulio, nel giorno del suo 72esimo compleanno, intento a spegnere la candelina. Poi ci sono Rita e Anna, ecco qui ognuno con il suo gattino in braccio. Poi qui giù c'è Giovanni, molto più giovane, e poi la signora, che non si vede qui ritratta in fotografia, che scrive, che dice che soffre tanto per non aver avuto altri figli. Quindi altri figli ne avrebbe voluto avere altri. Pensando che oggi che altri figli pensa di avere una famiglia numerosa, questa signora è veramente da ringraziare. Allora andiamo alla lettura. La prima lettera. Caro Padre Pio, grazie perché ti ho chiesto due cose per la mia salute spirituale e tu me l'hai concesse. Ho sempre avuto il tuo sostegno e sento che non verrà meno. Enorme la mia riconoscenza nel corso di questi anni. Nel corso di questi anni tante altre volte mi sei stato vicino e chissà quante altre volte mi hai protetta. Ora voglio chiederti, attraverso i tuoi frati, di essere tua figlia spirituale. Lo desidero da tanto. In realtà, ecco, le condizioni per essere figlia spirituale non sono molte, in altre occasioni le ho dette, questa volta non me le sono portate, ma in pratica se si vive da veri cristiani si è figli spirituali e andare in più ogni giorno alla messa, a recitare ogni giorno il Santo Rosario, poi altre cose le puoi chiedere alla redazione telefonando. Lo desidero da tanto tempo, mi sento già sotto la tua protezione. Non so se mi avresti risposto, se ti avessi potuto porti la domanda personalmente. Forse sono tante le cose che dovrai cambiare nel mio cuore prima che ne diventi degna. Ma già il fatto che ti esprimi in questo modo, secondo me, è degno chi non crede di essere degno. Chi invece pensa di essere degno non lo è. Io l'ho accrociato un po' questa tua lettera perché ho premura di leggerne anche altre. E tu che scrivi sei Antonella. Cara Antonella, cerca di diventare figlia spirituale di Padre Pio come tu stesso hai chiesto. Allora, salve, sono Antonina. Da Antonella passiamo ad Antonina. Deposta questa preghiera che i miei figli Flavio e Andrea vivessero serenamente tutta la loro vita da buoni cristiani. Antonina, ma cara Antonina, è un'ottima richiesta, ecco, queste sono le cose da chiedere di più, vivere da ottimi cristiani. Caro Padre Pio, ti scrivo per chiedere la tua intercessione presso il cuore di Gesù, perché nel suo infinito amore aiuti in questo difficile e delicato momento mio papà Giuseppe. Te lo auguriamo con tutto il cuore. Non c'è scritto il nome. Caro Padre Pio, mi chiamo Renata, sono una donna anziana di poche parole. Chiedo preghiere per la mia famiglia, ognuno di noi, per piccoli motivi viviamo le nostre croci, davvero tutti quanti. Nessuno può dire che non ha nessuna croce, oppure se non ce l'ha oggi, ce l'avrà domani. Mio figlio soffre di depressione dissociativa. Io e mio marito siamo anziani e con i nostri acciacchi non sempre possiamo essere di aiuto. Mia nuora Carolina si sta sottoponendo ad una serie di esami. Speriamo che questa preghiera arrivi a Dio per tua intercessione e ci aiuti a superare questo momento, Renata. Ma cara Renato, anche a te lo auguro con tutto il cuore, ti stiamo vicini e che io ormai mi sento vicino a tutti quanti voi, cari devoti che ci scrivete ogni giorno, proprio sono diventato proprio uno di voi, anche se non vi conosco, ma mi sembra di conoscervi. E so che mi fate festa quando qualche volta venite qui al santuario e da lontano mi correte incontro a braccia aperte e faccio anch'io la stessa cosa. Caro Padre Pio, sai, sono disoccupato dal 2008, ho 54 anni e non riesco a trovare lavoro. Ho 54 anni, ma dico io, uno quando deve lavorare, quando va in pensione? Ti chiedo un'altra grazia per mia moglie affinché si riavvicini alla fede. Già ricevo grazie da parte di Gesù e di Maria, perché io mi ero allontanato dalla fede, ma Gesù mi ha cercato come la pecorella smarrita, che bella cosa, e mi ha preso sulle sue spalle e mi ha ricondotto al suo ovile. Molto spesso Gesù fa così e vorrebbe anche fare, ma tante volte noi pecorelle smarrite glielo impediamo. Prega per me affinché ritrovi un onesto lavoro. Ma caro figliolo, caro Franco,
ma quando devi trovare lavoro? Hai già 54 anni, fai di tutto pure tu, fai di tutto, non ti arrendere, cerca, trova, chi cerca trova, mi raccomando. Non voglio più allontanarmi da Gesù e Maria. Beh, queste sono le cose più belle che dici. Prego e invoco sempre la tua intercessione. Con affetto, Franco. Caro Padre Pio, ti chiedo una preghiera per tutti i defunti e le anime del purgatorio. Padre Pio, ora che sei vicino a loro, intercedi per le loro anime presso il Signore Walter. Beh, ecco, finalmente uno ci stanga una richiesta per coloro che già ci hanno lasciati e che sono nell'aldilà. Non è detto che tutti andiamo in paradiso, c'è anche il rischio di andare all'inferno, speriamo che nessuno ci vada, ma nel purgatorio, secondo me, una passatina la faremo tutti quanti, quindi è bene ricordarci sempre delle anime del purgatorio. Caro Padre Pio, sono Sofia, una futura nonna che ti chiede di pregare Dio affinché faccia nascere e crescere sano il mio futuro nipotino e mantenga uniti i suoi genitori. Ti chiedo anche di vegliare su mia nipote Simone e sua figlia Martina, dalle quali il marito padre si è allontanato chiedendo il divorzio. Grazie Sofia. Il divorzio, questa piaga che diventa sempre più, come devi dire, più larga. Io non trovo quasi più una famiglia normale, veramente unita, che si amano tutti i componenti. Molto spesso trovo persone divorziate, separate, in crisi. Ma cosa ci prende? Cerchiamo di far brillare l'amore nella nostra vita. Caro Padre Pio, ti prego e ti chiedo una grazia per mio nipote Claudio, che ha 39 anni, ricoverato in ospedale con febbre alta e forti mal di testa. Gli sono stati riscontrati degli idrocefali in testa, ma ancora i medici non conoscono il batterio che li ha provocati. Tutti in famiglia preghiamo affinché i medici siano illuminati, ecco, lo chiediamo pure noi. Ti chiedo aiuto soprattutto per i genitori di Claudia, ecco, me lo immagino, poveri genitori come saranno angosciati. Ma comunque questa lettera non è che l'ha scritta ieri, chissà che nel frattempo la diagnosi sia ormai precisa, perché quando la diagnosi è precisa è più facile anche la cura, ma speriamo che intervenga Padre Pio direttamente a curare. Caro Padre Pio, chiedo preghiere per mio marito Antonino e per mia famiglia, la mia famiglia che vive con tanta sofferenza, il cambiamento di mio marito dopo aver conosciuto una donna russa. E questa è un'altra piaga, ecco, vengono questi extracomunitari e chiedono di lavorare, tante volte mettono in crisi le famiglie. Caro Padre Pio, aiutami ad uscire da questo brutto periodo e perdonami perché so che ho peccato molte volte. Ecco, oggi è Venerdì Santo. Vai a confessarti, come ognuno di noi lo faremo, e vivremo veramente la Pasqua del Signore. Aiutati, prego, anche la mia mamma e mia sorella. Antonio da Rimini. Caro Padre Pio, mi chiamo Michele, sono di Vallata, un paesino vicino Avellino. Ti scrivo per chiederti una preghiera per i miei familiari, perché si ravvedano e mi restituiscano il mal tolto. Si sono appropriati dei miei risparmi mentre io ero in ospedale ricoverato in fin di vita. Ma ditemi voi, cari telespettatori, se è possibile una cosa del genere. C'è un moribondo e i parenti, ecco, approfittano di tutto ciò che il moribondo ha. Ma io non lo so. Ma dove arriviamo? Dove arriviamo? I valori, dove sono i valori? Quando sono guarito, immaginate, mettetevi nei panni di uno che sta in vita e guarisce e si trova derubato di tutto. Quando sono guarito, tornando a casa, non ho trovato più il mio libretto di risparmio e mi sono accorto che mi avevano derubato di alcuni oggetti a me molto cari, perché appartenevano alla mia povera moglie. Io sono solo, l'unica famiglia che ho sono coloro che mi hanno derubato, proprio i più vicini l'hanno fatto, lasciandomi solo nella mia miseria. Credo, chiedo preghiere per loro, e se puoi intercede anche per me, tuo devoto Michele. Caro Michele, sono contentissimo perché hai pregato anche per i tuoi familiari che se la vedono brutta davanti a Dio. Voglio sperare che si convertano davvero. Oggi è Venerdì Santo, voglio sperare che la mano misericordia di Dio possa toccare il loro cuore e anche loro come pecorelle smarrite possano essere riportate all'ovile. Tu però non ti preoccupare, anche se sei povero e solo, Gesù è con te. Non saranno certamente i tuoi risparmi a farti felice, ma l'essere veramente di Gesù. Ora venite con me con le due cartelle blu di Padre Pio, in cui sono inserite tutte le vostre
preziose lettere e andiamo a pregare. Ecco, qui vedo che c'è la carissima suora benedettina. Ti posso chiedere come ti chiami? Sono Suor Maria Antonietta. Suor Maria Antonietta, proprio benedettina, o c'è anche un altro termine ancora? No, monaca benedettina di clausura. Monaca benedettina di clausura. Ma da dove vieni? Vengo dalla provincia di Macerata, un paesino piccolo, Monte San Martino, e sono originaria di Sant'Andrea di Conza, provincia di Avellino. E quindi stai qui per tuo padre, ma è ricoverato in questo ospedale, no? Sta facendo un day hospital al poliambulatorio. Al poliambulatorio San Giorotondo. Allora noi preghiamo, adesso se te si stai vicino a me, ecco, vedete, cari fedeli, ho questa preziosa compagnia di una monaca di clausura che non esce mai e ora sta qui a pregare con me, Padre Pio, per queste intenzioni che tanti fedeli hanno scritto. Padre Pio, non ti puoi commuovere oggi, venerdì santo, Gesù muore per noi. Ho questa cara sorella che avvalora queste preghiere. Ecco, anche se ho detto che nonostante tutto non è giorno di tristezza, ma tanti, tanti, tanti tuoi cari fedeli devoti sono purtroppo nella tristezza più nera per i vari problemi che descrivono e continuano a descrivere. Proprio oggi tu con grande forza devi prendere queste cartelle blu e le devi portare a Gesù, morente magari sulla croce, perché stando lì con le braccia allargate le accoglierà con più gioia, con più amore. E digli da parte nostra che le esaudisca. Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita e vive e regna nei secoli dei secoli. Padre Pio, prega per noi. Padre Pio, prega per noi.